Ciao amici, eccoci qua per una nuova puntata del Cinema Ritrovato in mia compagnia, ovvero quella di Fabrizio. E il film che andiamo a prendere in considerazione oggi è un film molto poetico. Nel grande mare della poesia sicuramente c'è spazio anche per questo film di Pupi Avati, uscito appunto nel 1983. E quindi il film in questione è una gita scolastica. Il film è un film molto corale ed interpretato da ottimi attori. E ad Avati venne chiesto di girare un film dove poter risaltare la bellezza dell'Appennino tosco-emiliano. Avati subito andò a ripescare i suoi ricordi di infanzia e la gita scolastica che fece sua zia Laura in occasione della terza liceo, del liceo Galvani di Bologna, dove la classe con i migliori voti vinse un premio che era appunto attraversare a piedi l'Appennino tosco-emiliano, cioè da Bologna bisognava arrivare a Firenze passando da Porretta, passando attraverso l'Appennino. Il film incomincia con questa signora anziana, Laura, appunto, che si sente colta da malore mentre si trova in banca. Viene riaccompagnata a casa dalla sorella e viene messa sdraiata sul suo letto. In questo dormiveglia, in questa situazione un po' di torpore, Laura sta passando ad un'altra vita. Quindi ricorda il suo ricordo più bello, il suo momento più felice, che era appunto nel 1914, quando la sua classe vinse il primo premio e quindi poté usufruire di questa gita, questa attraversata a piedi tra Bologna e Firenze. La gita incomincia con la prima tappa a Sasso Marconi e si fermano appunto davanti alla casa dell'inventore del telegrafo, Guglielmo Marconi. E chi chiede un autografo, chi vuole stringergli la mano, e poi la gita procede verso Porretta Terme. Prima di arrivare a Porretta Terme, il professor Balla, che è appunto l'accompagnatore, uno degli insegnanti che accompagnano appunto gli alunni, fa fermare tutta la classe in un prato e lì aspetta questa folata di vento che è appunto l'incanto. L'incanto che è quello che ti dà la forza, è praticamente un portafortuna, qualcosa che ti rimane dentro e che ti farà appunto raggiungere l'obiettivo che tu ti eri posto. Arriva questa forte folata di vento e possono partire per questa traversata. In questa traversata Laura cercherà di convincere Angelo ad essere la sua ragazza per soli questi 3 giorni. Lei non chiede niente di più. E quindi vuole da Angelo un amore di facciata, un finto amore. E Angelo accetta questo compromesso in cambio di un vecchio orologio che apparteneva appunto al padre di Laura. Laura capisce, come dice nel film, che la menzogna può essere bella, l'importante è che non duri poco. Quindi nasce questo finto amore e la storia procede. Il professor Balla, nel frattempo, accompagnato dalla bella e brava Serena Stanziani, ovvero l'insegnante di disegno, lui praticamente era già innamorato di questa bellissima donna. E la professoressa Stanziani confida al professor Balla che in questi 3 giorni si vendicherà sul marito, ovvero decide di tradire il marito per ripicca perché il marito la tradisce in continuazione, addirittura è andata anche con sua cugina. Il professor Balla non crede alle proprie orecchie perché è l'unico adulto presente. In più il professor Balla sostiene, confida alla professoressa che lui ha una grande paura delle donne. Durante questa camminata, durante queste tappe,
la professoressa Stanziani fa una seconda confidenza al professore, che si sta quasi innamorando di lui, cioè che un po' gli piace. Quindi il bravo professor Balla è convinto di avere più di una chance con la professoressa. L'ultima notte, prima di raggiungere Firenze, la professoressa arriva al dunque, decide di tradire il marito. Purtroppo il prescelto non è il professor Balla, ma è uno studente che purtroppo non è neanche uno dei migliori della classe, il classico menefreghista, quello che non crede più in niente, non crede più nella famiglia. La mattina dopo, quando raggiungono Firenze, sono tutti tristi. Il professor Balla, perché ha dovuto vivere questo momento dove era convinto di raggiungere il suo scopo, ma purtroppo le cose non sono andate così. E gli alunni, perché sono convinti che quella era l'ultima notte dove potevano stare fuori, che sarebbero ritornati a Bologna per affrontare gli esami e poi tutta la vita sarebbe andata avanti in un altro modo. Ritornati a Bologna, la mattina stessa degli esami, il preside decide di incontrare tutti gli insegnanti nella sala riunioni e il professor Balla aveva anche il suo vestito buono per l'occasione. Il preside ringrazia tutti gli insegnanti per l'ottimo lavoro svolto, ma deve sottolineare lo scandalo che era successo durante la gita scolastica della terza liceo e prende proprio la professoressa di disegno come la pietra dello scandalo. Il professor Balla, che era sempre stato timido e un po' ingenuo, si assume subito tutte le responsabilità di questo brutto gesto, che quindi decide di abbandonare l'aula insegnanti insieme alla professoressa perché non condivide assolutamente l'atteggiamento del preside. I due insegnanti escono dalla scuola mano nella mano e l'ultima scena, forse quella più commovente, è appunto quando tutti gli alunni, prima di affrontare la prima prova d'esame, dalla finestra applaudono e ringraziano così il proprio insegnante, che era l'insegnante di lettere, che aveva dato la sua ultima lezione a questi ragazzi, che appunto l'amore vince su tutto. Il film è veramente molto poetico, è un momento di rara poesia, vorrei definire, ed è interpretata da ottimi attori. Tra tutti vogliamo ricordare Carlo Delle Piane, che interpreta il professor Balla. Carlo Delle Piane, che io reputo un grandissimo, una persona che tutte le sue parti, anche in film minori, mi sono sempre piaciute. E Carlo Delle Piane, che comincia a recitare fin da giovanissimo, basti pensare che era in Guardie Ladre di Totò, Mamma mia che impressione con Alberto Sordi, sempre con Alberto Sordi in Un americano a Roma. Carlo Delle Piane, che aveva questa caratteristica di questo naso storto, e questo dovuto a una spallonata che gli aveva appunto rotto il setto nasale all'età di 10 anni. E questa caratteristica poi ha fatto anche parte della sua fortuna artistica. La professoressa Stanziani è appunto interpretata dalla bellissima Tiziana Pini, una donna veramente molto bella, molto solare e anche molto sensuale. Tiziana Pini, che è stata l'ultima valletta di Macario, di Erminio Macario. E, però la sua carriera artistica a livello cinematografico, poi la vedremo in 7 kg in 7 giorni, girato da Luca Verdone in compagnia del fratello Carlo e di Renato Pozzetto, e poi, che mi venga in mente, poco altro. E troviamo anche la brava Lidia Broccolino, che è quella che interpreta Laura,
anche lei della sua vita artistica la ricordiamo in Festa di Laurea di Pupi Avati, e mi viene in mente anche Il Grande Cocomero e qualcos'altro, poco altro. E tra gli interpreti, tra i ragazzi che componevano appunto questa classe, ricordiamo Marcello Cesena, che appunto interpreta Angelo, e Rossana Casale, che interpreta Rossana e fa la parte cantata del film, che poi parleremo subito dopo, ma voglio ricordare innanzitutto Nick Novecento. Nick Novecento, che era il suo nome d'arte, il suo nome vero era Leonardo Sottani, che purtroppo è morto giovanissimo, mi sembra 23 anni, per una malformazione cardiaca. Le musiche sono appunto di Rizzo Ortolani e ci sono delle belle canzoni cantate da Rossana Casale, sempre per questo film. Uno è il tema dell'incanto e l'altro è A tu per tu. E il tema dell'incanto è il tema principale di questo film, come abbiamo già menzionato prima. E l'incanto è quel momento, come dice il maestro Avati, lui si ricorda di quando era piccolo, e con la nascita di suo fratello, che era nato appunto d'estate, quindi molto caldo, e sua zia andò a prendere questo frappè al bar sotto casa. Quando lui vide sua zia che arrivava con questo bicchiere gelido e guardava insomma questo bicchiere come una cosa molto strana, sua zia gli fece assaggiare un attimino con la cannuccia questo frappè che era per sua madre che doveva appunto partorire. E lui sentì questa cosa fresca, questa cosa che era buonissima. Nella sua vita poi Avati avrà bevuto migliaia di frappè, ma il vero gusto, il senso di questa cosa l'ha provata per la prima volta quella volta lì per la nascita di suo fratello. Quindi è quel momento, anche se poi nella vita ci saranno altri momenti, ma non saranno mai come quello della scoperta. È sempre quella cosa che tu vai a scoprire per la prima volta. Questo tema dell'incanto viene trattato molto bene nelle parole che canta Rossana Casale, che appunto dice vivi l'incanto, poi dovrei vivere la vita, vivi l'incanto di questo momento, poi dovrei vivere la vita com'è. Quindi è sempre quel momento, è quella cosa che tu devi provare e devi vivere. L'incanto doveva essere anche il titolo del film, che poi solo all'ultimo momento venne sostituito con una gita scolastica. Con questo vi lascio al trailer del film, ci rivedremo presto, andremo a trattare un altro film e per il momento vi saluto da Fabrizio e arrivederci alla prossima puntata. Fu l'estate dell'altro anno, quando avrebbe dovuto compiere 84 anni della sua vita, che Laura si sentì sola. Tutti e 30 i ragazzi che molti e molti anni prima avevano vissuto quella straordinaria avventura se n'erano andati per sempre. Non c'era più nessuno al mondo disposto a rievocare con lei quei giorni lontani. Nessuno che potesse dire anche io c'ero. Laura sapeva di essere ormai l'ultima di quel gruppo. Una volta la gente che doveva attraversare la montagna prima di farlo si fermava qua. E attendeva. Cosa? L'incanto. Cosa? L'incanto. Non so chi ha incominciato a chiamarlo così, ma era considerato come una specie di spirito buono, di protezione, di compagno di strada, che stava con i viaggiatori fino alla fine dello scavalcamento della montagna e ora anche noi lo attendiamo. Sapete, io sono nato da queste parti e so riconoscerlo. Per le emozioni.
che ci divertiamo. Si blocca, mi si piegano i ginocchi e da sciocca mi dà chioma, a volte piangerei. C'è male una spalla? No. Non hai male una spalla? No. Allora non muoverla la spalla, no, va bene? Non mica muoverla. Ecco, no, l'hai mossa la spalla, però se non hai male non muoverla, va bene? Cosa c'hai, male un dente anche? No. Ma perché tu fai tutti quei segni lì? Cosa non sono faccio, no, ma non sono mica segni. Ah, hai un difetto allora? No. Non hai un difetto? No. Allora, stai fermo. Sto come sto io, vedi che sto fermo io. Così, stai fermo così. Dai, ma da dove venite voi altri? Laura fu l'ultima a partire, una mattina dell'estate dell'altro anno. Fu l'ultima a partire e attraversò boschi e risalì sentieri prima di raggiungere gli altri. Poi, finalmente, furono tutti nuovamente assieme e seppero che non mancava nessuno. Nessuno era rimasto indietro a ricordare. Così, quella loro gita poteva essere dimenticata per sempre.